Capendo, e c'è un bellissimo libro di un scrittore che si chiama Dan Acemoglu, perché le nazioni falliscono? Le nazioni falliscono, per esempio, perché politica e scienza non lavorano insieme, perché politica e scienza non fanno funzionare le istituzioni. Se l'evidenza scientifica viene ignorata, ma non soltanto nel settore sanitario, ma anche nel settore economico, nel settore sociale, nel settore tecnologico, allora la politica prende delle decisioni che non sono poi alla fine nell'interesse dei cittadini e le nazioni falliscono. Questo ci dice Acemoglu. Noi dobbiamo far sì che gli scienziati e i politici lavorino insieme in armonia, innanzitutto nell'interesse dei cittadini. Questo in Italia non sempre succede. Con